Buonasera, buonasera a tutti. Oggi è venerdì 14 di giugno. Andiamo in onda con la puntata 127, la 22esima della stagione. 2023-2024. Vi presento subito gli ospiti. Dalla sinistra comincio presentando Vincenzo Buragato. Buonasera. È presidente di Tanit Scicli, Buonasera anche a Cettina Portelli, assessora comunale. Buonasera. Buonasera a voi. Buonasera anche a Caterina Riccotti. Buonasera. Buonasera. Che rappresenta in consiglio comunale il Partito Democratico. E poi salutiamo ancora Salvatore Causarano. Buonasera, Buonasera. consigliere comunale. Qual è l'argomento dell'ultimo appuntamento? L'abbiamo voluto dedicare alla questione no, relativa al turismo. La puntata di stasera si sì, intitola proprio Cicli è pronta per la stagione turistica. Cercheremo in questi 45 minuti, termineremo intorno alle 22.10, di capire in quale direzione si sta andando. Certo che eh, gli spunti che arriveranno puntuali eh, durante la trasmissione saranno approfonditi e cercheremo un po' di lasciare il segno per chi. È è chiamato ad amministrare la città. L'estate è praticamente arrivata e ci si chiede, siamo davvero pronti alla stagione turistica? Quali strategie si pensa di attuare per eh, regalare un'esperienza indimenticabile? Noi abbiamo usato questo termine a chi verrà da noi in vacanza. Eh, cominciamo subito da chi quotidianamente ha il termometro della situazione, eh, il punto di domanda iniziale: è se Cicli è pronta per questa stagione turistica. Andiamo da chi indossa no, una, una maglietta verde. E a proposito di colori: c'è il verde, c'è il rosso, c'è il bianco. Insomma, che indossa eh, Caterina Riccotti, l'assessore. Siamo in tema: tema no? stasera eh, è cominciato l'europeo. C'è una, momentaneamente una. Eh, germane, che forse è sul 3 a 0 mi dicono: insomma. Eh, però noi parliamo di, di questo argomento che è parecchio importante no, per l'economia della città. Qual è la situazione che oggi registriamo a Cicli e anche nelle Burgate? Visto che per, per turismo eh, intendiamo anche quello estivo, insomma, quello che ha a che fare con le nostre spiagge. Beh la situazione è, è a due livelli, secondo me, perché noi privati, alberghi, associazioni. Siamo sempre pronti, organizzatori di eventi. In questi giorni ci sono ben due eventi a Scicli, quindi la città è sempre viva, come sempre. e Noi dei siti culturali lavoriamo già da tantissimo da marzo la cavalcata di San Giuseppe e le presenze sono tante anche in albergo. Io lavoro all'albergo diffuso e quindi ne abbiamo tante presenze straniere. La stagione sta andando bene. E a livello diciamo invece organizzativo, un po' lo, il difetto di Scicli è sempre quello: c'è poca organizzazione, po poca regia dall'alto. Eh, Scicli si culla da sempre eh, di avere una grande iniziativa privata, come dico sempre io a chi arriva, noi siamo un po' la capitale culturale di quest'area, ma lo siamo perché siamo noi attori diciamo, a renderla in questo modo. Le amministrazioni negli anni, ormai sono tornato da fuori da più di dieci anni. Hanno sempre un po' cercato di, re, di mettere d'accordo un po' tutti, ma non sempre ci riescono, soprattutto i funzionari, a stare dietro a uh, qual è diciamo, tutti, la moltitudine di eventi. Perché la, Shigli, da una parte, il pregio è quello di avere tanti eventi, ma da una parte, di non avere il grande evento che manca da tanti anni in città, cosa che invece. Ho so, visto che a Girona c'è il Jazz Festival con grandi nomi, scenaria a Modica a Ragusa in questi giorni c'è alto volume noi abbiamo tanti eventi interessanti bellissimi che partono sempre dal basso quindi poco budget molto, che rendono la città molto vera molto creativa eh, all'occhio diciamo, di chi ci passeggia dei viaggiatori, anche di chi ci vive in centro, bella però eh, c'è un po' di disorganizzazione questo diciamo e una regia che manca da tanto tempo, per tanti eventi, soprattutto una regia da, da grandi eventi. Oh, eh, rispetto agli altri comuni, no? Cicli è andata indietro, è rimasta stabile oppure è cresciuta ecco, eh, nell'organizzazione degli eventi che poi aprono le porte al, al fenomeno, al, al turismo, alle presenze. Lei, qual è la situazione che, che registra? Insomma? Allora, come eventi, diciamo, di grande richiamo, noi ne abbiamo pochi, però la città è forte, noi, la Adesso cittadana... poi l'assessora che al bilancio <ride> sì. ha dato l'assist risponderà, <ride> ma bisogna poi fare i conti con le casse? Eh beh, quello sì, è un altro po' di mani che è molto, diciamo, è difficoltoso, però diciamo noi ci mancano i grandi eventi, il grande evento diciamo al, al turista, soprattutto quello estivo, che è un turista generico, no? che guarda il grande evento per andare in un luogo. Questo lo vede in un'altra città, non in noi. Poi però Scicli piace, quando si piace viverla, è bello ogni giorno che i siti culturali sono tutti aperti, cosa che nelle altre città non esiste, assolutamente. È bello passeggiare perché noi rispetto alle altre città, noi a Ragusa abbiamo tante zone pedonali, cosa che per esempio la vicina modica. Non ha, quindi è bello passeggiare a noi, bello pranzare, cenare, bello andare nei siti di Mancano i contenuti però forse. Poi il contenuto: dice la sera, eh, dove vado, eh, c'è un concertino in un locale, sì, però c'è un altro concertino lì, molte volte si pestano i piedi, eh, come, come è capitato, come succede, e quindi questo ne risente anche per chi fa i sacrifici per organizzare questi eventi, perché si trova a certe volte a scicli, in una sera ci sono 3-4 eventi. Mettiamoci anche le borgate di più, e uno non sa dove andare, quindi il pubblico è sempre di meno e alla fine, fine si riduce diciamo, di più e gli organizzatori non hanno il riscontro che dovrebbero avere cioè, se, se, se proviamo per qualche istante a salire a Palazzo Palle eh, come si comportano cioè, eh, gli amministratori adesso eh, è giugno sono due anni quasi che, che amministrano, secondo lei eh, Buragato e poi diamo la parola agli altri così boh, accendiamo il dibattito di questa sera gli amministratori, eh, il problema è la programmazione e gli amministratori, la programmazione deve partire da lontano: cioè, noi non possiamo pensare all'estate, a giugno. A giugno, all'estate si ci pensa verso novembre dell'anno prima, eh, ma questo è un, un problema, naturalmente, di budget perché il bilancio, eccetera. Questi sono, naturalmente, i grandi eventi, quelli che devono organizzare i comuni hanno bisogno di questo, quindi gli iter sono diversi. Poi, però, naturalmente c'è una. Gli uffici competenti, l'Ufficio per la cultura e il spettacolo, sono oberati di richieste, eccetera. non ce la fanno a stare dietro al, al grande attivismo invece che c'è in città. Quindi, un po' ci si sente un po' spauriti. E secondo me, la cosa molto grave è che le deleghe di turismo, folklore, eccetera, e cultura sono divise. E questa, secondo me, è la cosa più grave, perché, naturalmente, il turismo è sempre più attivo, il folklore è più attivo, la cultura invece è un mondo più lento, che va più lento certe volte si perdono di vista e viaggiano a velocità diverse, invece se fossero nelle mani di una stessa persona questa oh. persona eh, diciamo, abbraccerebbe tutto il mondo turistico, culturale allora, teniamo per ultima uh, Caterina Riccotti così lei potrà un po', uh, sentire un po' gli umori, le opinioni e poi fare l'intervento. Sono venute fuori due cose, improvvisazione e il fatto che la delega dovrebbe andare a un solo assessore, non si può dividere, c'è questo filo sottile che poi potrebbe complicare, secondo l'osservatorio di Tanit, di, di Buragato, potrebbe complicare le cose. Chi risponde all'improvvisazione e chi risponde... Eh, improvvisazione e poi invece affideremo la risposta sull'altra sull questione no? De, della gestione dei, eh, degli assessorati a Salvatore Causarano. Eh, voi improvvisate insomma da due anni a questa parte, ma forse lui... Eh. Il problema è questo, eh, magari è monotono, qua c'è cioè la consigliera... Caterina Riccotti, che è stata vice sindaco, è stata pure assessore. Lei subito eh? No, no, <ride> no, no ma proprio no, no, perché comunque dire. se sbaglio qualcosa, giustamente eh, mi può correggere. Allora non è improvvisazione. Il problema è uno: il problema è che non è questione di bilancio, il problema è che gli eventi escono fuori da quello che si chiama imposta di soggiorno. Questa è onestà intellettuale perché poteva dire no, è una questione di bilancio e tutto si ferma. No. Invece... Noi già abbiamo le somme nell'imposta di soggiorno, il problema è uno che l'impegno di spesa va fatto da come prevede la normativa quando le somme sono incassate. Dall'altro lato noi abbiamo tre feste importanti che arrivano proprio nei primi mesi dell'anno diciamo, dell che sono San Giuseppe. Pasqua E le milizie, e che comunque vanno fatte perché attirano gente, attira il turismo. Quindi, già siamo con queste tre feste, riusciamo a stento a sostenerle. Cosa succede? Che nelle, non avendo comunque incassato, non solo, non nell'ultimo diciamo regolamento che abbiamo modificato, abbiamo previsto per agevolare anche eh, diciamo le, le attività. Di in, incassare l'imposta come da normativa trimestrale. Quindi succede che a gennaio, febbraio e marzo lo incassiamo ad aprile, aprile, maggio e giugno verrà incassato a luglio. Quindi come si fa a poter programmare? Giusto, bello è riuscire a programmare come dice ehm, un esattamente l'anno prima a dicembre, perché è bello è fare un evento, un cartellone che prevede tutto, comprende le associazioni. Cui noi ringraziamo tantissimo perché veramente danno il massimo. Noi consideri che il mese di giugno, grazie a loro, abbiamo, siamo riusciti a fare un cartellone estivo solo e esclusivamente con l'aiuto di tutte le associazioni che non finiremo mai di ringraziare. Ma è anche vero che ad oggi, non avendo incassato l'imposta di soggiorno, che arriverà a metà luglio, noi non ci possiamo più Ma Questa permettere tassa di soggiorno di poi la, pago, la pagano tutti, insomma. L'imposta di soggiorno la stanno pagando tutti, ma. Stanno, si sta avviando una serie di controlli, non si preoccupi che eh, arriveranno pure quelli, ma il problema sono gli incassi, che l'incasso noi, il trimestre importante, lo vedremo a metà luglio, quindi ci viene difficile programmare una stagione estiva in tempo utile. Onor del vero, cioè dire che avendo, quindi ci assumiamo tra virgolette la responsabilità, avendo un rendiconto fatto nei tempi giusti, tutto ciò che è un residuo dell'anno precedente potrebbe essere utilizzato nei primi mesi e quindi fare una proclamazione più dettagliata e più precisa. Per quanto riguarda invece le deleghe, io credo che siano due tipi di turismo un po' diversi. Ah, Questo, vuoi rispondere anche sulle sì, deleghe? Per quanto riguarda la cultura e per quanto riguarda lo spettacolo, cioè sono soggetti che, che comunque, turisti, che hanno due, mh, due. sono due rami completamente diversi, ma in tutto ciò sia l'assessore delegato con la cultura che l'assessore delegato con, per il turismo, comunque lavorano in sinergia? Oh, e il fatto che stasera siamo all'interno di Città Confronto a discutere se il turismo è a livelli eccelsi in città. Questo vuol dire però che non si è fatto nulla, insomma, come dobbiamo leggere questa cosa? Cioè, altrimenti se tutto funzionasse stasera non no. Assolutamente si sta si sta facendo una programmazione che mh, intanto mh, qualche puntata fa avevo detto che la prima cosa bella che sta succedendo è che invece di parlare del singolo comune, quindi Sicili, si sono i sindaci riuniti tutti insieme della provincia di Ragusa per avere un quadro e per lavorare in sinergia tutti insieme e fare comunque diciamo, il turismo negli ebrei. Quindi non c'è un confine Sicili, Modica, Modica, Noto. Perché serve questo? Perché oggi il, il turista va a Noto. Poi c'è un evento uh, a Scicli e viene a Scicli: ehm, far girare e far conoscere la provincia di Ragusa perché, che ne dicono tutti? Abbiamo barocco e abbiamo il bellissimo mare che ci invidiamo. Eh, questo ancora. non va dimenticato, certamente. A proposito di mare, eh, io non voglio eh, come dire, mh, anticipare gli interventi di Riccotti. Eh, come, 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 qual è lo stato di salute stato di eh, delle salute, nostre spiagge noi siamo abbastanza obiettivi sappiamo come abbiamo detto sempre eh, diciamo le pecche, c'è qualche ritardo eh, per quanto riguarda la, la pulizia, sì, eh. giustificato che dal primo di luglio partirà con questo macchinario la pulitura del, delle spiagge, per quanto riguarda tutti dicono avete la bandiera questi... blu eh. ma non ci sono i servizi ecco. allora si stiamo attrezzando perché devono arrivare i bandini già si sta lavorando e a breve ci saranno i bandini e ci sarà, non abbiamo Tempo. dobbiamo essere obiettivi perché la l'abbiamo presa a fine maggio eh, per i servizi e quindi si sta cercando di trovare la soluzione per quest'anno per i bagni chimici e per dare comunque servizi essenziali naturalmente abbiamo sempre detto da qui si parte per andare avanti e migliorare sempre oh, eh, no, volevo chiudere il discorso spiagge poi andiamo subito sulla questione degli assessorati eh c'è il rischio no che sicuri donna lucata poi la parte intermedia Michenci, ma anche a Micenci hanno di che lamentarsi e poi c'è tutta quella parte eh, mediana: cioè eh, troviamo che c'è Arezza, eh, Spina Santa, Pezza Filippa, fino ad arrivare a Bruca che sono trascurate insomma, lì c'è Erbacce eh, Docce Arrugginite. Insomma, ma come ragionate voi? Cioè andate proprio al minimo, all'essenziale oppure troveremo dei servizi che mh, sono davvero efficienti in tutto? e 18 km di spiaggia di litorale. Allora su alcune zone ci sarà l'essenziale, illudere le persone non è nemmeno corretto. Eh, L'obiettivo è quello di programmare e eh, quest'anno si spenderanno i soldi per quanto riguarda i San Pieri e la zona che ha ottenuto la bandiera blu per poi iniziare a spostarci perché io abito a Cavadali, come si figuri, conosco benissimo quelle zone eh, abbandonate per tanti anni, ma non perché l'amministrazione passata non sono stata in grado, perché evidentemente c'erano motivazioni di base. Cioè io credo che chi sta al palazzo e me ne può dare atto la, la consigliera, cioè uno cerca di fare il massimo per, per, il, per la città. Poi subentrano tanti um, documenti, burocrazia, ritardi negli appalti, nelle gare, tante cose che comunque ti leggono le mani e pur volendo fare 100 riesci a fare 40. Sarà interessante quando poi tireremo nel secondo giro le somme, eh, sarà interessante capire allora poi alla fine che cosa si vuole fare no? di questa città in prospettiva turismo. Eh, questi assessorati, ma perché? Anzi, perché? Ma io, credo, io credo che non ci sia nulla di strano perché sono entrambi delle persone capaci che riescono a lavorare e interfacciarsi benissimo e quindi secondo me ne possono solo guadagnare i servizi perché eh, un assessorato probabilmente concentrato nelle mani di una sola persona eh, sarebbe faticoso, sono degli assessorati importanti, non sono secondari, nessun assessorato è secondario ma sicuramente certo. non lo sono questi. È l'impegno che in una città come Shikri, che ha una grande vocazione turistica. Eh, l'impegno eh, è veramente tanto. Quindi il fatto che ci sia distinto su due assessori diversi, eh, secondo me, è un punto di forza, soprattutto perché abbiamo visto in questi ultimi tempi che c'è eh, grande eh, correlazione, non, grande scambio di informazioni fra i due assessori, e di questo non, non può che giovarmi l'intera città. Lei in qualche modo ha risposto alla domanda che le faccio, ma la devo fare. Insomma. Insomma, non perché era scalettata, ma eh, non si rischia in, l'invasione di campo. No, sì. cioè, no io magari perché... mi fermo cioè perché non voglio. No, no, assolutamente dire? perché c'è una grande eh, collaborazione tra le due parti, per, per cui ne è proprio ne, convinto? No, no, ne sono convintissimo eh, c'è una grande collaborazione tra le due parti e i risultati che, eh, man mano si, a, a cui man mano assisteremo uh, danno prova di, di questo. Io poi, in linea generale, sul discorso della, se posso, sul discorso certo, uh, dell'offerta certo. turistica, diciamo che eh, secondo me si esplica su vari livelli. Eh, quindi l'accoglienza del turista si esplica su vari livelli che sono ad esempio quello strettamente culturale, storico culturale e quindi in questo caso interessa più che altro il centro storico, ma c'è anche quello uh, ambientale, paesaggistico e allora in questo caso ci spostiamo sulle spiagge, sul litorale. Eh, a proposito di questo, per esempio uh, diceva prima l'assessora Portelli la grande collaborazione che eh, le associazioni danno al comune e eh, bisogna ringraziare di queste. E anche dal punto di vista ambientale eh, per esempio, approfitto della, della sua trasmissione per dire che domenica prossima ci sarà un clean up a Bruga ed è organizzato da due associazioni che sono il Comitato Bruga e Plus Free. E ovviamente il Comune di Cicli è ente patrocinante di questa, di questa manifestazione. Eh, sì, C'è stato qualche ritardo sulla pulizia delle spiagge, come dicevamo prima, ma è ampiamente giustificato perché è stato. Acquistato, ci sarà un nuovo, una nuova attrezzatura, una vetta vogliatrice che rivoluzionerà quello che sarà il sistema di pulizia delle spiagge. Mentre prima col classico trattore praticamente la sabbia veniva rimescolata per cui i rifiuti se erano in superficie andavano in profondità e viceversa, invece in questo caso ci sarà questo tipo di eh, sistema che in questi giorni abbiamo provato lungamente in diverse situazioni e in diverse condizioni eh, e che eh, tratterrà i rifiuti e quindi avremo una pulizia sicuramente molto più accurata di quelle che sono le spiagge eh, e poi c'è anche l'aspetto appunto, eh, un altro aspetto è quello culturale, cioè eh, da qui a breve ci sarà. Uh, L'inaugurazione, probabilmente entro il mese di luglio, del grande eh, polo museale di Piazza, di, del convento del Carmine. Ovviamente è un'opera un che è in prosecuzione di quello che è stato appunto anche l'amministrazione passata, ma che si, adesso si sta completando eh, per quella che è la parte finale. E devo dirvi che io ho avuto modo di, in anteprima di assistere o vedere alcune, alcune immagini, ed è veramente forse uno dei poli museali più importanti della, della Val di Noto. Prego. No, 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 stavo un concludere, volevo aggiungere ancora una cosa. No, stavo dicendo proprio al proposito della Val di Noto, eh, notizia freschissima di questa mattina, eh, ci sarà, eh, a breve ci sarà nel 2027, ci sarà appunto, mi pare, sia nei 25 anni dell'UNESCO, del, dell cioè della programmazione UNESCO, sì. Sì e si sta programmando un grande evento che non riguarderà solo Scicli, ma riguarderà eh, tutti i paesi della provincia. Torniamo al discorso di prima, quando si fa sistema, quando si fa squadra all'interno della provincia o all'interno della Val di Notte, i risultati non possono che essere positivi. Oh, adesso sentiamo le cose no? viste dall'osservatorio privilegiato di Caterina Riccotti perché in passato è stata assessora, è stata anche vice sindaco, ha rappresentato il palazzo in provincia di Ragusa nei vari appuntamenti, insomma conosce bene le dinamiche e l'abbiamo tenuta proprio nel, nel, giro, nel primo giro finale. Per cercare di capire se tutto il ragionamento che abbiamo sviluppato fino adesso, ma soprattutto le risposte alle mie sollecitazioni, ma anche alle sollecitazioni che sono arrivate da Vincenzo Burragato, lui ha il termometro quotidiano della situazione, e come dire e corrisponde. Questo ragionamento funziona. Insomma, perché noi stasera dobbiamo spegnere i riflettori cercando di lasciare il segno, cioè vogliamo far capire in quale direzione Cicli deve andare nell'immediato futuro. Insomma. Caterina Riccotti, io capisco che lei è proprio, l'abbiamo lasciata per ultimo, è caricata, come si dice, eh, proprio al punto giusto. Eh, al punto giusto. Dunque, beh, ehm, il tema oggi che, che lei ci pone, le domande e anche gli interventi che mi hanno preceduto, è le politiche turistiche. Quale futuro turistico immagina la città di Scicchi? Bene, io posso dire che fronte di questi due anni la sensazione che è una quasi certezza e che cercherò di spiegare ovviamente le motivazioni sì. perché non servono atti di fede ma le cose si devono capire e comprendere che io ho e eh, che tutte le persone insomma che insieme a me si impegnano in politica sul fronte dell'opposizione abbiamo ma che ascoltiamo anche dalla voce dei cittadini, dagli operatori del settore è quella che a Cicli manca proprio una visione politica dello sviluppo turistico, quella che manca, quella che è la grande assente è la politica, intesa con un approccio quindi strategico, programmatico, che tocchi non solo il tema degli eventi, non solo il tema della manutenzione delle spiagge, ma che abbia un approccio... Assolutamente a 360 gradi in termini di servizi e che lavori in ascolto della comunità perché è una cosa su cui noi abbiamo sempre fondato la mia azione amministrativa, quando eh, in stretta sinergia anche con l'assessore allo sviluppo economico, Viviana Pitrolo. Perché non si può parlare di turismo se non lo si associa in maniera ed è stata una delega anche dell'assessore appunto Portelli. Portelli in stretta sinergia con, eh, con lo sviluppo economico eh, invece l'approccio e, la, e voglio parlare di cose concrete perché guardi eh, rifiuto il discorso che adesso che sono all'opposizione devo solamente eh, pungolare negativamente perché non appartiene né alla mia onestà intellettuale né ai gruppi comunque che, eh, che, che, che ci supportano che mi supportano in questo, in questo lavoro quando noi siamo stati all'amministrazione, peraltro io sono perfettamente d'accordo sul fatto che le deleghe del turismo e della cultura e possiamo aggiungere anche lo sviluppo economico debbano andare assolutamente insieme perché fa parte di una visione strategica della città o perché chiunque abbia amministrato sa che anche banalmente raccordarsi per un capo settore eh, comunque per la parte eh, della macchina amministrativa gestionale rapportarsi con più persone eh, è veramente molto difficoltoso ma avere una linea programmatica, poi il sindaco, direttore d'orchestra, impartisce e seguirla è molto più facile. Quindi ehm, io l'ho sempre detto, non lo dico ora, noi anche nei nostri comunicati abbiamo detto che a volte il sindaco, il sindaco Marino quando ha dato le deleghe forse era bendato, aveva una benda, ha fatto i scritture non lo so perché. Secondo noi non segue un filo logico di chi conosce la macchina amministrativa e deve agevolare il lavoro degli assessori, che sono l'indirizzo politico, ma anche della macchina amministrativa e non appesantirlo o, peggio, ritornare a quel disordine organizzato che noi con fatica abbiamo cercato di mh, limare e togliere. Questo poi alla fine Ora incide. parliamo di cose concrete che abbiamo fatto noi e di cui ora si vede, ecco qualcosa che sembra così che cade dal cielo in prosecuzione, ma che non è frutto di quell'ascolto della comunità, di quel tavolo, di quella consulta del turismo, con gli operatori economici, con le associazioni di categoria che pure, come ben diceva eh, Vincenzo Burragato, il presidente di Tanit. Scigli ha un, un capitale umano, l'hanno detto anche l'assessore la, Portelli e eh, il consigliere, il mio collega Causarano, immenso, immane anche sotto il profilo imprenditoriale e della, dello sviluppo turistico. Se, se l'amministrazione, la cabina di Reggio non li mette tutti insieme... Non si, non si ottiene, ma ci si muove a macchie di leopardo. Io mi rifiuto solo di parlare della pulizia e delle spiagge, io voglio parlare del fatto che eh, durante la nostra amministrazione, che ricordo venivamo da uno scioglimento, quindi sicuramente un momento di vulnus della democrazia, ripartiva la vita democratica a cicli. Da un um, quindi il commissariamento. Da sicuramente abbiamo affrontato anche il Covid, che non è una cosa per nasconderci dietro, ciononostante, siamo stati abbiamo avuto un ruolo attivo nel distretto del sud-est. Cigli è stata insieme a tutti i paesi componenti del distretto del sud-est, quindi del Val di Noto, a delle mh, alle fiere turistiche promozionali non solo in Italia, non solo in Europa, ma anche addirittura oltreoceano e eh, si è lavorato abbiamo ci si siamo candidati a capitale della cultura a val di noto nel 2020 mai visto prima quindi a proposito di raccontarsi di territorio queste so, ne dico solo alcune abbiamo istituito l'ufficio eh, unesco perché era strano che non ci fosse un ufficio di cui ora però se per sì. al comune di scicli la film commission, proprio per farci fronte di quel bagaglio di conoscenze, di supporto, e quindi siamo anche candidati e abbiamo visto i risultati, sono sotto gli occhi di tutti non vedo prosecuzione in questo, abbiamo avuto un ruolo di tutto rilievo nel GAL GAL Terra Barocca, di cui ora vedremo i frutti perché penso che a breve si aprirà finalmente l'hub turistica, eh, con i bagni con tutto l'annesso, questo è frutto del lavoro, ma non per dire l'ho fatto io è un lavoro che noi abbiamo regalato cioè non regalato, avevamo il dovere di portare avanti finché non avevamo responsabilità di governo e che per ora non vedo che viene eseguito un'altra cosa, come è finito con l'avviso esplorativo cioè, se noi, abbiamo un tema, la mobilità sul GAL c'è un progetto, di cui però noi non sappiamo più niente, com'è finita? Ma ci andiamo, l'assessore Arramo, non sei tu, ci va alle, alle riunioni del GAL, ha un ruolo forte, perché a me sembra che ci piovano le cose così, dall'altro. non governare, ecco, innescare processi, attivare processi, anche il discorso del Carmine, si sono molto contenta perché veramente potrebbe essere un polo per l'arte moderna e contemporanea di tutto il rispetto. Ma c'è il bando di gestione? Come verrà affidato? Faremo un comitato scientifico o faremo... Eh, c'è cioè bisogno e vigileremo, vigileremo perché se deve fare la differenza deve essere, e ripeto, politiche che siano in ascolto della comunità, perché è una città che è accogliente per un residente, che è accogliente, che è accessibile, diventa veramente accogliente e interessante eh, per, per i viaggiatori, per, per i turisti. Io di tutto questo non vedo traccia, le dico di più. Una cosa importante che abbiamo fatto con i comuni limitrofi, sempre per parlare di territori, è stata quella di, ma lo dico anche come magari sprone a che riprendano. A proposito, non solo sulle opere pubbliche, progetti già avviati da noi, ma anche su questi temi. Perché abbiamo fatto una co un co-marketing insieme al comune di Ragusa, al comune di Piazzale di Comiso, di Santa Croce, che aveva ed era periodo Covid. Io so che era difficile anche appunto incontrarsi proprio per promuovere insieme alle città che ho detto, i, i collegamenti, quindi le, le nostre città, la destinazione, aumentare anche la, mh, come dire, la visibilità della destinazione online e promuoverla sia sulle navi appunto che da Pozzallo, nei collegamenti principali che da noi sono Pozzallo e Comiso, anche sull'aeroporto di Comiso. Si avvia... noi abbiamo avviato tutto un progetto anche con le compagnie aeree ora sappiamo gli sviluppi e concludo sempre un'ottica molto propositiva quindi di reale collaborazione facendo frutto anche di quelle che sono le idee e le esperienze che abbiamo fatto sul campo anche eh, a volte cadendo e in ascolto perché Vincenzo Burragato è stato un pungolo per chiunque <ride> sia stato l'assessore ma un pungolo positivo perché ha fatto venire a livello regionale io ricordo venne l'assessore regionale dei tempi anche a Scicli eh, I cammini sacri, quindi la differenziazione dei percorsi turistici, aprire dei, dei percorsi nuovi, lottiamo per San Giuseppe per aprire e lottiamo. È peraltro una delle poche emozioni che ci hanno approvato. Che, che a costo zero poteva essere un altro sviluppo: aprire una parte inedita, un quartiere storico. Però ancora tutto, tutto tasso. Non sono poche comunque le mozioni approvate. Lassi di tempo. Te, tempo. Eh, una non approvata e concludo. Insieme a Marianna Buscema abbiamo fatto una, um, una, una mozione con dei punti concretissimi. Cioè era da sedersi intorno al tavolo e dire iniziamo insieme a progettare la città turistica del futuro? Ascoltiamo ho girato tanto, eccetera eccetera e ho visto che le alghe erano state rimosse parlando e due giorni prima, quindi vediamo la tanto recuperata intanto quella draga che abbiamo lottato tanto per portarla, per favore, utilizzatela, grazie. Detto questo, vedendo tutte queste cioè, sentendo tutte queste cose, io dico solo, ma lo dico con umiltà, ce cioè lo dico per senso del dovere perché sono consigliere comunale ci sono cittadine e cittadini che hanno creduto in me, io dico solo. Anche voi abbiate l'umiltà di prendere tutto il buono che è stato fatto e proseguirlo. È un'altra cosa, secondo me, lo specchio di una, la mia sensazione forte, è che il sindaco, forse a parte qui presenti, è lasciato molto solo. È e' l'effetto dell'insalata, e l'abbiamo letto, tributaria non tributaria, non voglio tornare in questo momento su questo per non evadere il tema. Certo. Quello che voglio dire è che la sensazione è che la giunta non è affatto coesa intorno al sindaco, e secondo me dovrebbe lavorare e essere anche più competente ognuno nelle proprie deleghe perché si ha questa sensazione che ci, che ci si muova così. Senza una pianificazione o una progettazione. Va bene, abbiamo lasciato parlare un po' di più Riccotti, un po' per farla recuperare dai vari interventi che abbiamo sentito nella primissima parte. Allora, mi pare che eh, meriti delle risposte, la trasmissione, sì. ma soprattutto mm. no, eh, l'amministrazione. La, Ci sono stati dei passaggi davvero pungenti, interessanti. E facciamo rispondere magari un minuto a ciascuno. Sì. Io sì. sì. Allora, giustamente la consigliera ha parlato di tante cose avviate nella vecchia amministrazione che a distanza di cinque anni si stanno vedendo ora i risultati. Quindi noi non nascondiamo che comunque il convento del Carmine è stata un'iniziativa partita da loro. Eh, lo diceva anche Causa eh, ah, no, no, Ramsay. No, no, questo. no, no. Voglio, dico questo, questo che purtroppo mh, decide di fare una cosa. Cioè i tempi ci vogliono, oggi e raccogli fra tre anni. Per quanto riguarda il turismo le idee sono ben chiare. Sicuramente ci sono degli accordi con Malta, sicuramente ci sono degli accordi a livello internazionale con, altre, con altri paesi. Naturalmente si sta seminando per fare in modo che comunque non possiamo dire a breve, perché non è così, cioè uno deve comunque mettere mattonella dopo mattonella per arrivare a un risultato ottimale. Un'altra cosa che volevo dire, una um, che ci tengo a dire, è vero, bisogna comunque ascoltare, giusto? Quindi ascoltare le, le varie attività, le varie associazioni. Io noto, magari mi permetto di dirlo delle lamentelle da parte di qualche turista, molti turisti, che a differenza delle zone limitrofe purtroppo noi non siamo riusciti e la colpa ce la, ce la prendiamo anche noi come amministrazione, a non si attorno a un tavolo con i ristoratori, con le, gli albergatori perché si lamentano di prezzi leggermente più alti rispetto ah, a quelli anche sindaco, per sindaco. quanto riguarda noi ad esempio non abbiamo un menu turistico, quindi dobbiamo... Per fortuna cambiare, però, eh, quella comunque, è la forza di cicli. Il menù mm, turistico guardi, non deve essere allora, ci cioè, perché sennò moriranno fuori a pranzo come noto. Ma come come con questo mm. stiamo perdendo turisti che fanno un po' di e se ne vanno. Allora, noi dobbiamo capire che cosa fare della città. Cioè, se dobbiamo fare i menù turistici in via Francesco Milapen, abbiamo fallito. Ma non esiste solo ah, via deve, non no, esiste no, solo via no, mio, Capisco che lei lavora prevalentemente su via Bormio Pen. Ma esistono tante altre parti del centro storico che sono sparimenti importanti. Allora, io del centro storico lo conosco. Tutto alla perfezione, sì, e i menu turistici. Se escono in via Santa Maria Nova, in piazza Busacca, che è diventata incresciosa perché è una bellissima piazza barocca, e ora ci sarà un polo museale di grande Importante. valore. Ma, ma spero che, però, non, non, non è che Succede che sia un riempitivo e dentro mettiamo tante cose. La dobbiamo mettere il caravaggio. Io credo che non bisognerebbe nemmeno fare sì. il processo all'intenzione. Lei ancora non conosce. In no, io le conosco. Quello che allora, sarà lo sviluppo di questo posto. Io lo siamo. spero. Per... Facciamo, eh. facciamo parlare allora, Portelli. La crisi a livello economico per le famiglie c'è, okay? quindi dobbiamo fare in modo che ha ragione comunque Vincenzo, che un centro storico bello come il nostro comunque lo devi ammirare. Magari ti siedi se è una Taormina 2. E comunque ammira i pranzi però anche è anche vero che anche a taormina giusto non è sminuire perché la gente si deve sapere e che se ha due figli deve capire e sapere quanto spende cioè noi abbiamo percepito abbiamo avuto tante, tanti turisti che sono venuti al palazzo dove ci hanno detto la pecca e vanno fuori così come vanno fuori a, a dormire perché magari trovano io non sto dicendo ci dobbiamo sedere e comunque riprogram riprogrammare questa situazione. Perché gente. la gente prende con la macchina e se ne va a Modica perché ci sono oh, le trattorie e eh, se ne va fuori. Oppure e poi, un, un comune che eh, dico, che ho sentito spesso sì. nominare, dice OK, Sigla è bellissima, noi a pranzo andiamo ad Avola Infatti, escono fuori per pranzare o per la eh, Ma questo comunque, è, un colpo, no, è un colpo basso. che Mi dispiace perché comunque noi abbiamo anche l'eccellenza per quanto riguarda la ristorazione. Ma l'amministrazione mi faccia capire che cosa può fare in questa sua denuncia. Cioè il sindaco la volta scorsa diceva occhio, i prezzi sono, sono altini, eh, lei stasera ribadisce questo, ma l'amministrazione eh, si limita a denunciare questo, che cosa si può fare? Eh, l'amministrazione credo che si deve sedere attorno a un tavolino al, nel più breve tempo possibile e fare insieme a loro una programmazione non magari per quest'estate, ma però oh, va fatta e va fatta subito. Un'altra cosa che si sta cercando di fare è fare quei pacchetti, c'è un evento, si coinvolge tipo, oh, tutta la città tramite dei pacchetti, quindi la gente viene a pernottare il venerdì e riparte la domenica, ma la gente deve venire a dormire, mangiare, consumare e comprare regali e vestiti a scicli. Questo già, diciamo, che è un elemento base no? su cui poi poter lavorare. Perché poi tutto lavorare. un circolo, perché l'economia comunque i turisti lasciano soldi e quindi c'è un giro di economia che man mano man man cresce. Allora eh, Caterina Ricotti ha anche compiuto no? un sì. bel passaggio sì, sì, politico sì, dicendo... Questo sindaco, esclusi i presenti, si dice sempre così, sì, è lasciato da no, no. di È una frase di rito. Eh, L'apprezziamo, eh, ma è una frase di rito. No, 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 eh, questo sindaco ma, la, viene lasciato partice, solo, non c'è coesione rispetto no, a questo no, passaggio no, politico. No, no. Cosa questo, diciamo? No, questo non mi risulta. Mi risulta il fatto che il leitmotiv dell'opposizione, dell e l'abbiamo visto in queste ultime puntate, è sempre quello, che l'abbiamo fatto noi, c'eravamo noi, l'abbiamo iniziato noi. E questo mi pare che la mancanza di percezione di quell'aspetto che si chiama continuità amministrativa. Alcune cose l'hanno iniziate noi, le portiamo avanti noi, alcune cose le inizieremo noi, vabbè noi succederemo a noi stessi, per cui eh, questo problema non si pone, Bene. però, però eh, a parte questa battuta, ma è eh, la continuità amministrativa è eh, nelle cose, per cui ci sta, per cui il fatto, poi bisogna anche capire alcuni, alcuni aspetti. Diceva prima la consigliera Ricotta abbiamo candidato Cicla a città della cultura, noi abbiamo candidato Scicla alla bandiera blu. Le cose sono andate in modo diametralmente opposto. La città della cultura non è arrivata, la bandiera blu è arrivata, perché non basta candidare la città di Cina, ma bisogna seguire, lavorare, lavorare sodo, perché la, ad esempio la bandiera blu è frutto non solo dell'esame della Commissione Ambientale, ma è stata esaminata anche dalla Commissione UNESCO, per cui i criteri che portano anche all'assegnazione della bandiera blu non solo sono solo ambientali, ma sono anche criteri di altro tipo. Sono criteri che appunto vanno oh, guardati a 360 gradi e per cui i risultati, ecco, devo dire, eh, non basta appunto candidare la città, ma bisogna seguire, bisogna seguire queste, mh, queste vicende. Poi sul discorso del, ecco, del polo museale: il polo museale, appunto, è un contenitore importante, è un contenitore importante nella misura in cui si pone come polo museale eh, a livello, re, importante a livello regionale, per cui tutti insieme, e in questo caso. Ne diamo atto che anche l'opposizione, in alcune scelte in alcune, eh, appunto, che l'amministrazione poi ha potuto fare, ha collaborato. Io, ad esempio, ho l'onore di avere nella commissione che presiedo la consigliera Ricotti, e ne può dare atto lei stessa, che abbiamo sempre lavorato con eh, grande impegno, a prescindere dalle colorazioni politiche, per quello che è il bene della città. E i risultati anche da questa piccola commissione mi pare che siano venuti. vorrei una... dire una cosa sì. prima che. Che sembra che, comunque, magari è un po', ha espresso l'opinione, la, diciamo, la, la situazione un po' con grinta, però gli posso garantire che, comunque, veramente, come dice lei. Spesso, fanno da pungolo ma al momento giusto e non sono diciamo, non fanno opposizione tanto per farla. quindi bisogna dire anche questo non è un'opposizione strumentale è un stasera strumentale. vedremo se, se vincerà il rosso o il nero no? <ride> sicuramente <ride> il nero vediamo se esce il rosso o il nero sulla ruota eh, eh. Eh, caterina ricotti voleva, voleva intervenire sì. io veramente non rivendico per dire no, io proprio quello che ho notato è questa mancanza di visione e di strategia, in cui anche il discorso, ad esempio, dei pacchetti, so che delle associazioni di categoria messi insieme avevano proposto... Eh, all'amministrazione proprio questo discorso, cioè ascoltare, quando dico ascoltare gli operatori economici, gli operatori del settore, le associazioni di categoria che anche aiutano e fare da supporto in, in questa cosa, prima. Seconda cosa, a proposito delle cose che volevo dire, ma così per consegnarle, noi abbiamo lavorato anche molto sulla destagionalizzazione, con tutte le difficoltà, nessuno si nasconde, le criticità i passi avanti e i passi indietro dovuti anche dal fatto che sicuramente non abbiamo trovato una situazione economica e finanziaria a Florida, a sicuramente quella che hanno trovato loro è migliore e mi dispiace ma questo è su, sotto gli occhi di tutti o quantomeno questo 2024 <ride> sta per volgere al termine sotto il profilo del piano di, eh, di riequilibrio sì. quindi non lo, perché veda, direttore a un certo punto noi siamo persone serie e responsabili. Secondo me la politica ha bisogno di persone serie e responsabili, quindi non è qui un lottare. Amiamo la nostra città. Se ci siamo candidati o se siamo stati chiamati e abbiamo detto sì, ognuno nei ruoli che è qui e ci mette in mezzo anche se non è politico, ma fa politica, cioè non è partitico, ma fa politica perché prendersi cura e mettere a servizio è uno storico, l'associazione la, la, TANIT. Io è non, mi, non mi vergogno a dirla, sono tesserata anche solo per supportarla perché è veramente uno dei fiori agli occhiali di quella, ma come anche la Prologo che si è tanto. Tu, tutte certo, le associazioni, uh, certo, quindi non voglio certo. dirne una, però poi... ecco, ognuno può dare il contributo anche solo supportando indirettamente, così, le finalità dell'associazione. E, e mi ha insegnato quando ero assessore alla cultura. Mi hanno insegnato tanto, cioè mi sono messa molto in ascolto. Noi abbiamo fatto un congresso nazionale, tra l'altro, ambito un po' qui della dottoressa dell'Associazione Nazionale Commercialistica, per cui sono venuti da tutta Italia. L'abbiamo fatto in un periodo proprio nell'ottica della destagionalizzazione. Avevamo iniziato con il turismo sportivo, le biciclette, anche l'abbiamo fatto ancora in periodo leggermente post-covid, se mai si può parlare di post-covid, cosa che poi non si è più fatta, una delle tante altre manifestazioni che non, si è più, che non si è più tenuta, per dire, proprio perché avevamo individuato in questo, nella creazione di pacchetti, ripeto, ci ha tantissimo ehm, è frenato eh, il, il covid in dubbio, è cambiato anche il mondo, però adesso... Quello che lo voglio dire non è per rivendicare, ma vero, non siamo in campagna elettorale, quindi sbracciamoci le maniche e ad esempio ribadisco la mozione, o un'ultima cosa volevo dire: mi risulta che la consigliera Buscemi insieme ad Armando Fiorilla e socialisti avevano, sulla base di un ascolto degli operatori, del settore degli operatori, stilato e richiesto un incontro al sindaco, forse a gennaio. Cioè, mi pare che non sia stato mai dato. Quindi, ora la sensazione è che tra la gente, per la gente, con la gente, di là a mare, di qua e di là, però in realtà si è chiuso dentro al palazzo. Perché dov'è? Dove sono questi tavoli di confronto e di incontro? Su questo punto, anche la nostra mozione andava in quel senso ed è stata bocciata. Ribadisco, bocciata. Poi è vero che in seconda commissione invece stiamo lavorando molto bene perché tutti abbiamo a cuore la nostra città. Quindi quando ho detto presenti esclusi lo dicevo veramente, non di facciata. Allora ci crediamo, dai. <ride> Va bene, no, la mia era una battuta. Eh, allora andiamo piano piano a chiudere la, la puntata di questa sera. Eh, L'ha aperta lei, eh, non dico che la chiuderei a lei, però poco ci manca. Poi cercheremo di far concludere magari i portelli. No? Che stasera in qualche modo eh, eh, ha dato il suo forte contributo. Perché non è in, in studio per motivi eh, suoi personali eh, l'assessore Gianni Falla. Questo va detto perché qualcuno eh, già ha scritto. Ma no, l'assessore no, no. dov'è? Eh, specificare quindi... sono fuori sede diverse, diverse assessore, però ci sono sempre, soprattutto no. loro due <ride> qui no, io sono sbaglio. Con le spalle larghe, no? Insomma, <ride> ma, ma guardi, anche... quando uno parla sempre con la verità nelle cose corrette e giuste non, non c'è motivo di non venire o di non... Io ho una domanda, la volevo fare a Buragado, ma poco, poco ci azzeccherebbe, ma la, la farò magari eh, all'assessora Portelli. Eh, la domanda intanto magari vuole preparare la risposta perché no, i turisti i visitatori dovrebbero continuare a venire a scicli se poi alla fine abbiamo visto che no, siamo lontani eh, molto lontani dal top dal, dal, dal tirare i turisti eh, poi aspetto la domanda finale un ragazzo soddisfatto di questo dibattito cioè avete fatto da pungolo certamente eh, Stavolta però non abbiamo ripetuto le solite cose delle no. passate stagioni. Cioè, un piccolo passo avanti è stato fatto, sì, grazie una... anche a tutti voi, insomma, stasera. Io una cosa che volevo dire, che ho detto prima, un'altra man... un mancanza, ma quella, secondo me, prima parlavamo della tassa di soggiorno. Una quota importante, secondo me, noi siamo assolutamente deficitari nel 2024, nel mondo dove viviamo in comunicazione. Noi abbiamo soffritto nella nostra città di una grande campagna pubblicità gratuita in tutto il mondo per Montalbano Questo no? è un altro punto. E eh, noi, io, io se fossi un assessore, qualunque tipo di assessore, se fossi una banda assessoriale direi 30.000 euro mi mi, uh, mi, diciamo un ufficio stampa lo pago un anno 30.000 euro a livello nazionale e internazionale, perché devo lavorare sulla città Cicli e su Val di Noto in particolare. E questo lo dovrebbero fare anche tutti gli otto comuni del Val di Noto, prendere un ufficio stampa potente, forte che faccia risaltare la nostra zona, perché senza comunicazione non si va da nessuna parte e per questo noi siamo, non ci rendiamo conto, siamo, viviamo un po' nell'abbrivio sempre di Montalbano che per fortuna, grazie, io gli farei una statua d'oro davanti al comune perché se la merita, se la metterà per sempre, perché entrato... potrà durare è dura, o... dura, secondo me dura sì? e durerà perché viene sempre venduto in nuove aree geografiche ultima area geografica questa eh, è una cosa interessante che sta e dicendo quindi, però andiamo sempre per spunti non è che possiamo sempre tirare questa corda un giorno si spezzerà eh. noi abbiamo il barocco, abbiamo il mare abbiamo i paesaggi non ci... prima parlavamo dei cammini sacri ma i nostri colli, eh, però si improvvisa no? i nostri colli che sono meravigliosi, non ci sono sentieri io quando per esempio in questa trasmissione che ho visto sempre Sento parlare del, dell'ascensore per la croce mi, le, le, cioè mi, mi arrabbio. Cioè, quando sono a casa mi arrabbio, perché io eh, non serve la notizia in... che c'è un importante progetto non nostro, la verità, non è... della sopraintendenza, che è quello per il colle della croce sì, con sì. i sentieri che partono? Sì, sì lo sempre. so, è quello che Ma mi è fatto un da, ha fatto della, tanto della, piacere della perché noi, i sentieri andiamo verso una, un turismo di sentieri esperienziale. Siamo stati invasi ultimamente l'ultimo anno dai turisti, cicloturisti americani. Dell'Europa, del nord Europa, quello dobbiamo battere Ce di roba, e certo. vengono dalle nostre parti perché noi siamo autentici. Per questo vengono. Le, noi piaccia, piace Scicli Perché prima quando mi sono un po' inalberato, però Noto purtroppo non è più vissuta da, dagli abitanti di Noto. Ragusa Ibla è vuota Scicli, ma anche Modica, hanno un centro pulsante vivo perché ci sono gli sciclitani, ci siamo noi che lo viviamo e rendiamo speciale la città, per questo la gente viene anche se siamo meno sponsorizzati. Perché se la gente dorme a Noto. Quando arriva a Scicli ho detto: Ma qua è tutta un'altra storia, e, e ne ho viste tanti che non solo dicono questa cosa, ma che dicono: Ma beh, allora ci trasferiamo e andiamo a dormire qua. Perché c'è atmosfera, c'è la città. Uh, cioè, uh, Perché il centro storico è vissuto. no? Se, se io, tranne queste, a Ragusa Ibla, tranne queste sere che c'è a tutto volume, ma se c'è la settimana prossima, la sera alle 8, cioè, non c'è nessuno. A Scicli invece c'è qualunque. La cosa più stupida, quando vengono le persone anche nel nord Italia, sono abituate, arrivano tardi alle 9 di sera, oddio, oh andiamo a mangiare, chiudo i ristoranti. Ho detto, ma qua potete mangiare fino alle 4 del mattino, ma questa è la nostra forza e per questo piaciamo. Noi ci vorrebbe un ufficio stampa, qualcuno che sottolineasse queste. Noi abbiamo tanti uffici stampa, tutti i privati però ce l'hanno, ma un privato non potrà mai sopperire il pubblico. Può essere potente, può, essere, può organizzare una rassegna, può organizzare una mostra. Guarda. ma non può sostituire un pubblico allora Devo dire uh, a sì. proposito che mh, noi già abbiamo mh, stiamo sper sperimentando questa che è a livello internazionale che è tramite la collaborazione con malta che non sono solo maltesi perché veramente loro lo fanno a livello internazionale all'interno di questa app si sta inserendo cicli eh, con tutti gli eventi e tutte le feste con tutto quello che puoi vedere quindi dalle varie feste, dai vari ehm, eventi che sono presenti all'interno de del, del comune. Naturalmente questa è una prima fase del tutto sperimentale. Noi forse abbiamo una pecca. Eh, mi rendo conto stasera che mh, sembra che sul lato del turismo, della programmazione, del, dello sviluppo economico siamo, siamo fermi. Non è così? Forse, come ha detto l'ultima volta anche il sindaco qua presente, dovremmo comunicare e dire via via magari quello che si sta facendo e, e poi magari coinvolgere di più le associazioni per sentire perché loro vivono sul campo e meglio, meglio di loro sanno dire se la cosa può andare, può funzionare o come correggerla. Eh. Buracato voleva aggiungere qualcosa. Ma dice sulle nostre grandi feste. Parlavamo della, le, le dicevo della comunicazione. Le nostre grandi feste, tranne un po' San Giuseppe a livello regionale, non le conosce nessuno. Noi ci vantiamo tanto del gioio. Ci vantiamo tanto della Madonna di Milizia. Per esempio, quest'anno la Madonna di Milizia è stata organizzata bene, però c'era meno gente perché non è comunicata. Eppure, è è stata, eppure noi siamo stati è, per tre giorni alla Val di Noto, dove c'è sì, stata comunicazione. Sì, sì, no, ma è stata fatta bene, sì. no, per carità. Però quella è una comunicazione che ormai è finale. Ci vuole prima. E perché la festa è stata convenzionata bene, la rappresentazione è stata bene, il villaggio medievale, eccetera. Però non si può partire. Io sono nella commissione scientifica diciamo, per la festa della sacra rappresentazione. Non mi potete chiamare 35 giorni prima, è poco. Cioè, alla fine si fa un evento, si fa carino, però naturalmente viene meno gente perché non lo conoscono. Tutte le persone che vengono in albergo da noi, non conoscono. cioè, le persone, noi, il per noi, Pasqua, è Gioia, ok, ma. Quest'anno ho fatto una statistica personale di tutte le persone che sono venute nei siti culturali e alla, in albergo, in albergo diffuso: solo quattro di numero conoscevano il Gioia. Non lo conoscevano e a Pasqua eravamo pieni, ma perché Pasqua e tutti vanno in vacanza? Questo è un problema. Ok, vi fermo perché eh, causeranno. No, stavo, per dire, stavo per dire: due una, secondi. Una piccola correzione su quello che diceva il dottor Burragato, eh, mm. sul fatto della cavalcata di Giuseppe che sia conosciuta a livello provinciale o regionale. No, regionale, regionale, regionale mi pare un po' riduttivo. Quest'anno c'erano presenti e, e ospiti da tutto il bacino del Mediterraneo, per cui dire che è una festa conosciuta a livello regionale quantomeno mi, no, pare, no. mi pare quantomeno riduttivo. Un'altra cosa volevo dire, io oggi ho, ho avuto due minuti di tempo e sono andato a prendere l'ultimo programma estivo dell'amministrazione dell Giannone. Il primo evento era il 24 luglio. Quest'anno il primo evento organizzato dall'amministrazione, grazie alla collaborazione dell'associazione, lo diceva prima l'assessore Portelli: è stato ai primi di giugno. Questo per dire la destagionalizzazione e l'impegno che l'amministrazione Marino ha messo nell'organizzare questo cartello estivo, okay. che anziché partire il 24 luglio è iniziato più di un mese prima. Ma ah, ci sarà stato, credo, un motivo, no? Ah, questo non lo sappiamo. Potrei dire molte questo cose, no, ma però, non stavol dire. però, stavolta non l'ha detto, l'abbiamo fatto noi. Questa volta non l'ha detto. Ok, allora andiamo da Portelli, eh, adesso si spegneranno i riflettori, eh, domani eh, qual è l'impegno no? uh, suo, personale di Causa Rano, ma risponda lei, eh, affinché quello che è stato buttato sul tavolo del dibattito stasera possa magari piano piano, no? step dopo step, eh, verificarsi, insomma, eh, noi vogliamo tutti bene no? a Scicli, alla nostra città, Assessora. Guardi, e tutto ciò che è stato discusso questa sera. Salerà a ehm, Palazzo di Città. Assolutamente già eh, c'è un cammino. Poi mm. ascoltare eh, Vincenzo, che comunque è un'associazione importantissima, che non finiremo mai di ringraziare per il lavoro che svolge, tutte le altre associazioni, ma tutto quello che si è stato detto. Già un programma sul tavolo c'è cioè, e si sta facendo un percorso, che naturalmente nel brevissimo non si può vedere. Ah, oh, va bene. Eh... Io credo che vada bene questa conclusione, questa risposta, però c'è questo, no, questo passaggio piano piano. Riccotti, no, annodiamo il fazzoletto. Sì, Come? Annodiamo il fazzoletto. Ecco, ecco annodiamo il fazzoletto. <ride> grazie, grazie davvero a tutti, abbiamo fatto oltre il tempo previsto, però ne valeva davvero la pena. Siamo intorno alle 22.30 il mio... Orologio mi ha lasciato eh, batteria scarica, quindi eh, vado. Siamo siamo eh, 22 e 22 mi hanno aiutato eh, dalla parte eh, che sta appunto alle mie spalle che segue la trasmissione. Eh, puntata 22 chiude questa stagione, eh, lo dicevo anche prima, se sarà necessario riaccenderemo i riflettori per qualche speciale insomma eh, che, che potrebbe servire. Grazie, grazie davvero a tutti. Grazie a voi. Vincenzo Buragato Titanit uh, Cicli ma non so. Solo, grazie anche grazie a, a eh, Cettina Portelli, grazie a Caterina Riccotti e grazie anche a Salvatore Causarano. A Noi torneremo eh, a settembre, nella parte finale di settembre, con un nuovo ciclo di eh, trasmissioni. Grazie e buonanotte.